Tavares non esclude niente e non dice niente, cioè l'equivalente di parlare con un pupazzo di gomma. E io francamente mi sono strarotto le balle perché quello che vediamo è un crollo produttivo, un crollo occupazionale, modelli italiani che vengono fatti all'estero. Abbiamo fatto un'audizione di Tavares e le risposte non sono arrivate. Oggi insieme agli altri leader dell'opposizione chiederemo di audire Elkan, perché a Elkan sono state date le garanzie. In più abbiamo fatto un piano molto dettagliato, molto preciso, che sottoponiamo al governo, e da qui arriva la mia richiesta reiterata a Giorgia Meloni, invece di aprire conflitti su tutto. Su questo possiamo essere uniti, perché si tratta di salvaguardare la produzione automobilistica italiana, che la Meloni riceva le opposizioni e discuta il piano nel merito. Perché fino ad oggi il governo un piano non l'ha fatto, e questo è un settore che non è Stellantis, sono 2.200 imprese, il 5% del PIL e 220.000 addetti, e quindi bisogna darsi una mossa.